La cerimonia inaugurale della 730esima perdonanza celestiniana è avvenuta dinanzi al Teatro del Perdono, davanti alla maestosa e sempre suggestiva Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Spente le polemiche per il palco e il momento della festa, la perdonanza celestiniana è istituita da Papa Celestino V nel 1294 con l'emanazione della bolla pontificia, il primo giubileo della storia, evento storico religioso che si tiene all'Aquila dal 23 al 29 agosto, iscritta alla lista del patrimonio immateriale UNESCO dal 2019. L'arrivo degli ultimi tedofori è Emma Placidi e Matteo Di Nino, giovani aquilani nati nel 2009, l'anno del terremoto. La fiaccola che dopo le 23 tappe del fuoco del Morrone, da Sulmona all'Aquila, ripercorrendo il tragitto di Pietro Angelerio, accolta con applausi dal numeroso pubblico intervenuto per assistere all'evento. Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, l'arcivescovo metropolita Monsignor Antonio D'Angelo, il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, il presidente della provincia Angelo Caruso, presenti sul palco per l'accensione del tripode della pace, con loro Floro Panti. È stato un grande evento e in anno si rinnova questo spirito di Celestino, di fratellanza, di pace, di umanità che noi dobbiamo custodire ogni anno ripetendo i valori cardine di questa perdonanza. Momenti di guerra come quelli che stiamo vivendo, di tensioni internazionali, dovrebbero in qualche modo assumere a base di tante condotte, di tante scelte, di tante rinunce, proprio il concetto che Celestino V 730 anni fa lanciò all'umanità intera. L'evento Un canto per la rinascita tra cielo e terra, ideata dal maestro Leonardo De Amicis con la conduzione della presentatrice Lorena Bianchetti, ha visto il contributo di tanti artisti di fama, la prima a salire Malika Ayane, il tenore Gianluca Terranova, The Colors, Renato Zero, con la Pesce di Martino e i Tiro Mancino, accompagnati dall'orchestra sinfonica del Conservatorio Casella dell'Aquila. È un momento di riflessione e di condivisione che investe la città intera e non soltanto. La città ora ospita turisti e visitatori da tutta Europa, tutto il mondo direi. È diventata la perdonanza una cosa importante come simbolo, come veicolo veramente di cose belle e di pensieri importanti e positivi. È bello tornare qui all'Aquila in uno scenario completamente, come dire, rinnovato rispetto a quello lì e soprattutto poter suonare con l'orchestra, perché è una cosa che io amo e le canzoni di Tiro Mancino si prestano alle orchestre perché ci sono anche nei dischi e quindi ritrovo proprio il sound che sta nei dischi.